Benvenuta o benvenuto a un nuovo video. Io sono Francesca Guidi, se non mi conoscessi ancora, e aiuto le persone a co-creare la realtà che desiderano. Mi capita di ricevere ogni giorno decine di messaggi di persone che mi scrivono chiedendomi come devono comportarsi con i loro desideri irrealizzati. Beh, la mia risposta è piuttosto semplice: mai arrendersi, mai. Un conto è il surrender, la resa, e quella la devi al divino. Ho fatto anche un video su questo, è un concetto spirituale molto potente, molto potenziante. Se stai guardando questo video da YouTube, te lo linko qua. Un conto è invece gettare la spugna, arrendersi, sentirsi sconfitti prima di partire, mollare i propri obiettivi. Mai arrendersi davanti a un obiettivo. E spesso ti capiterà di passare attraverso una serie di ciò che comunemente vengono chiamati fallimenti. Ma il fallimento costituisce l'humus, il terreno fertile affinché proprio i semi della realizzazione e del successo possano germogliare. Se ritieni di avere desideri irrealizzati nel passato, sei in dovere di tirarli fuori, fuori dal cassetto, di realizzarli. Evocare la tua bambina o il tuo bambino interiore o l'adolescente al fine di dar voce ai desideri irrealizzati è di vitale importanza. Ti puoi recare in natura, per esempio. Il legame con la natura è fantastico per rivitalizzare questi personaggi della tua psiche. Il bambino o la bambina interiore sono personaggi della tua psiche. E ci sono rituali fantastici al fine di poter instaurare un dialogo più profondo con queste figure. Uno di questi rituali ti permette di chiedere perdono alla bambina o al bambino e evocare il tuo desiderio, proprio come evocheresti uno spirito. Se non l'hai ancora fatto, vai a sperimentare i benefici della meditazione guidata del bambino interiore. La trovi sul mio canale YouTube. Dialogare con il proprio spirito guida. Anche questo è un modo potentissimo per farsi suggerire gli obiettivi e i desideri che vale la pena perseguire. Vale la pena perseguire instancabilmente perché fanno parte della missione della nostra anima. Infatti, ecco qua, attenzione, occorre distinguere tra i desideri dell'anima e i desideri della mente. Quando dialoghi con lo spirito guida, le risposte arrivano. Lo spirito guida ti sussurra: puoi realizzare il desiderio in questo modo, in quest'altro modo, facciamo così, facciamo cos'ha. Oppure, guarda che tu in verità mi hai già realizzato, perché neanche te ne rendi conto, ma mi hai realizzato in un modo che la tua mente non aveva previsto o che la tua mente semplicemente non vede. Il linguaggio però che il tuo spirito guida usa non è quello delle parole, della logica razionale, quindi non aspettarti di udire voci, aspettati piuttosto di ricevere intuizioni, visioni, sperimentare eventi in linea con ciò che desideri, provare sensazioni nuove, messaggi utili per te. I desideri che ti sei buttato alle spalle, che ti sembra di non aver realizzato, sono essi stessi tanti aspetti del tuo spirito guida e quindi devono essere evocati come spiriti, come energie coscienti. Se stai vedendo questo video e se mi segui da un po', sei probabilmente una di quelle persone che non crede all'oggettività delle cose. Se sei qui, sai che tutto è energia, spirito, energia consapevole, cosciente. Quindi anche i tuoi desideri irrealizzati sono spirito e se sono irrealizzati sono sempre con te. Quindi occorre evocare quando eri bambina, bambino, adolescente, poi dialogare con lo spirito guida. In questo modo si aprono infinite strade e infinite possibilità. È durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza che si percepiscono più chiaramente i desideri della nostra anima. I desideri che la nostra anima ci ha instillato al fine di realizzare la sua missione. E poi devi avere consapevolezza del fatto che non sei solo e quindi non comportarti come se lo fossi, perché ti indebolisci. Siamo nati, ahimè, nella civiltà del controllo e del potere e viene inculcata l'idea che siamo individui soli, distinti, separati dal tutto. Perché questo?
Perché questo avviene al fine di controllarti, di renderti più governabile. La civiltà fa questo, è normale, eh? Se sei solo, se sei debole, ti governo meglio. Ma c'è il tuo spirito guida con te, che è uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. La molteplicità di cosa? Di tutte le tue aspirazioni, di tutti i tuoi desideri e simultaneamente la grande missione della tua anima. Ciò per cui ti sei incarnato. Non sei solo perché ci sono tutti i tuoi antenati con te, che sono aspetti della tua psiche, proiezioni della tua psiche, immagini, potenzialità del tuo essere. Quindi tu sei distinto, sì, da loro, ma non separato. Occorre che tu impari a dialogare con chi è con te, con i tuoi spiriti protettori, con i tuoi antenati. Nella civiltà in cui viviamo, se una persona dialoga con l'invisibile, con il sacro, è considerato un folle, un invasato. Perché? Perché lo scopo è la tua debolezza. La prima cosa che una società, una cultura, una civiltà fa per rendere gli individui popolo è separarli dall'invisibile, separarli da tutto il loro potere, da tutti i loro antenati, da tutti i loro guerrieri invisibili, in modo tale che l'individuo stesso si trovi ad essere solo e governabile. Ma la società fa anche di peggio. Allora, la civiltà, come diceva Ungaretti, è un atto di prepotenza contro la natura, quindi non solo ti separa dall'invisibile, ma si sostituisce all'invisibile, al divino, all'energia consapevole, alle tue guide e incomincia a guidarti lei. A instillarti i suoi valori, i suoi obiettivi. Attraverso che cosa? La mente. La tua mente è lo strumento del sistema, della civiltà. Gli obiettivi e i desideri che provengono dalla mente, però, non hanno lo scopo di realizzarti, ma di renderti funzionale al sistema. E seguire questi obiettivi significa trovarsi spremuti come un limone, privi di energia. E quando non servi più, essere gettati via. Quindi occorre realmente riprendersi i desideri più reconditi, più profondi. Nel cristianesimo delle origini questo è chiamato il fuoco sacro, che poi in tantissime altre culture è stato definito il dumo, il fuoco psichico, che è il fuoco della concupiscenza. È il desiderare anche ciò che non è lecito. Si parla infatti di inaccettabili e inarrivabili, ovvero tutto ciò che la mente ti dice che non puoi desiderare. Ecco, questo è il fuoco psichico e tu puoi coltivarlo con le dovute pratiche. Come si raggiunge un obiettivo dell'anima? Beh, il grande mistico Naropa era solito dire: la suprema condotta è assenza di sforzo. Rimani il più possibile nello stato naturale, lo stato in cui non c'è niente da riflettere, da analizzare. Lo stato naturale è lo stato di flusso, uno stato in cui siamo guidati, guidati verso la realizzazione dei nostri obiettivi. Questo non significa che non dobbiamo fare azioni, tutt'altro. Però le azioni scaturiscono non dalla tua mente ordinaria, ma dal tuo sé superiore. Queste azioni non sono la conseguenza di un'analisi mentale, ma sono ispirate dal cuore, dal tuo centro, dal tuo sé superiore, dalla tua anima. Vuoi raggiungere il successo in campo lavorativo, per esempio? Allora, prima di tutto, deve essere un obiettivo che ti genera passione. Passione al punto tale che nel perseguirlo provi piacere e non sforzo. Altrimenti quello è un obiettivo da lasciar cadere, non è un obiettivo dell'anima e di conseguenza non ti porta alla piena realizzazione e alla felicità. Magari ti porta a una felicità momentanea. Io ho dedicato diversi video sul mio canale YouTube a questo argomento e proprio anche un intero percorso di 90 giorni per individuare, sentire e manifestare la missione della propria anima e i desideri che quindi vale la pena perseguire. Il percorso si chiama Creator Card, posso metterti il link nella descrizione o nel primo commento, è una raccolta di pratiche spirituali. E se mi segui da un po', sai quanto io ami la teoria sicuramente,
ma sai quanto insista sulla pratica, perché la pratica è l'unica cosa che realmente può trasformare la nostra vita. Potrà esserti anche utile vedere un altro video sul mio canale che si intitola Raggiungere i propri obiettivi è semplice grazie alla vera volontà. Il tema del raggiungimento dei propri obiettivi è vastissimo, quindi ti suggerisco di tenere d'occhio i miei canali social perché sicuramente farò tantissimi altri contenuti sull'argomento. Per adesso mi fermo qua, spero il video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, metti un mi piace, prendi in considerazione l'idea di condividerlo con chi ami o con i tuoi amici. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, lasciami un commento perché mi piace leggere tutti i vostri commenti e rispondermi personalmente. E ci vediamo al prossimo video. Ciao da Francesca!